Non potevo non mostrarvi una delle più belle e più romantiche passeggiate al mondo. Sono sul lungomare Caracciolo e da qui continuo il mio tour gastronomico alla scoperta dei sapori tradizionali di questa terra. E a questo proposito, come non citare la ricchezza del patrimonio caseario locale? Ma poi mi chiedo, perché solo parlarne? Venite, andiamo a tavola! E guardate che meraviglia portare i sapori campani nel resto d'Italia e in Europa, Giovanni Palmentieri. Buongiorno Giovanni. Buongiorno e benvenuta a te. Grazie. Piacere. Titolare di questa azienda che opera nel settore caseario. Giovanni, beh, una passione quella per la tua terra, per queste specialità che hai coltivato sin da giovanissimo. Ecco, pensate che Giovanni si è lanciato in questa sfida quando aveva soltanto 20 anni, che oggi è per te un grande successo. La nostra azienda sì, è nata circa 17-18 anni fa, eravamo due ragazzini, io e il mio socio Gianluca, è nata dalla voglia di far conoscere le nostre eccellenze campane un po' in giro per il nord Italia e per l'Europa, incentrandoci sia sulla qualità della materia prima, ma anche sulla logistica e sulla distribuzione. Questo ci permette poi di riuscire in meno di 24 ore dalla produzione a far sì che il prodotto arrivi direttamente all'interno dei nostri ristoranti. Ed eccoli qui tutti i prodotti che ci invidiano, naturalmente la mozzarella di bufala campana e non solo. Sì, come puoi ben vedere dalla nostra tavola ci sono varie eccellenze campane, parlo un po' al plurale, sono il fior di latte che è la regina incontrastata della pizza, no? Dove troviamo sempre sulla margherita, un po' su tutti gli altri prodotti, fior di latte che può essere sia classico sia da Gerola, il famoso fior di latte da Gerola che viene dai Monti Lattari, e poi fior all'occhiello finale c'è la mozzarella di bufala DOP, che è un prodotto di alta qualità. E come hai giustamente accennato anche tu, la mozzarella di bufala campana e il fior di latte sono ingredienti per tante ricette all'italiana. Una su tutte sicuramente è la pizza, e non solo, come si può vedere dalla bellezza di questo tavolo. Ma chi l'ha preparato, tu? No, ovviamente non sono all'altezza per fare queste belle pietanze, ma lo chef Antonio Sorrentino, anzi eccolo chiamerei. Eccolo qua, eccolo Antonio, qua Antonio. Se ci vuoi raggiungere. Beh Antonio, grazie per essere qui e soprattutto grazie per aver preparato questi meravigliosi piatti. Ce li vuoi presentare? Come no, Michela. Innanzitutto vi voglio presentare, vedete, questa caprese di mare, perché la mozzarella di bufala veramente è un prodotto che si può usare in diversi modi. Certo. E in questo caso abbiamo fatto un abbinamento mozzarella gamberi. Ma buonissimo. Sì. Ecco, io nel frattempo vorrei assaggiare, lei va davanti. Come no? Va davanti tranquillamente. Poi nel frattempo, come vedete, abbiamo fatto anche delle fritture, perché con la ricotta di bufale si possono fare dei ripieni eccezionali, quindi abbiamo fatto dei canzoncini con una pasta al limone e all'interno abbiamo messo una ricotta profumata sempre al limone. E in più, come vedete, anche i dolci, no? Abbiamo fatto un classico, noi a casa eravamo abituati a mangiare sempre ricotta e caffè in polvere, quindi abbiamo fatto ricotta, zucchero e caffè a tiramisù. Beh, meraviglioso, invece questo? E questo praticamente è chiaro, ricotta e amarena è il massimo che si può avere. E poi tra l'altro c'è della liquirizia, chef. Della liquirizia praticamente fantastica, che spezza questo dolce del gambero e della mozzarella. Bravo, anzi bravissimo, perché ovviamente ho appena assaggiato il tuo piatto. Grazie chef, grazie. E grazie Giovanni per questo incontro. Grazie, grazie mille a te. E io vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima tappa e continuo l'assaggio.